Buonasera da Fabio Ferri, amici sportivi di Teleirde e bentornati all'appuntamento con T-Sport, tutta l'informazione sportiva della regione toscana della provincia di Firenze in onda per 5 giorni su 7 qua a partire dalle ore 19. Come sempre vi aggiorniamo su tutto il panorama sportivo toscano e fiorentino, come detto, e come sempre cominciamo parlando proprio della Fiorentina, una Fiorentina reduce dalla brutta sconfitta contro il Palermo e che deve guardare alle ultime quattro partite di campionato per cercare di tenere vivo il sogno, la speranza europea di qualificarsi dunque al sesto posto e ottenere il pass per l'Europa League. Allo stesso tempo però c'è da programmare anche il futuro a partire dal rafforzamento della difesa e dal nome del nuovo allenatore. Gli attacchi vendono i biglietti e le difese vincono i campionati, dice un vecchio adagio buono per diversi sport di squadra, ma se è vero che sulla solidità difensiva si basano i successi di una squadra, allora c'è da augurarsi che questa stagione possa finire quanto prima. Dopo 34 giornate la Fiorentina di Paolo Sosa ha infatti subito ben 47 gol, risultando la nona retroguardia di tutto il campionato. Numeri allarmanti che restituiscono la dimensione di una squadra fragile e spesso disorganizzata, composta in difesa da molti giocatori in difficoltà. Se si esclude Astori, infatti, in questa stagione nessun difensore gigliato ha avuto un rendimento costante in grado di dare certezze. Gonzalo Rodriguez in calo, Salcedo ancora acerbo per la Serie A, Sanchez riadattato ad un ruolo non suo e De Maio utilizzato con il contagocce. In difesa i problemi sono stati evidenti e il raffronto con gli anni passati è impietoso. Per trovare una stagione in cui la difesa della Fiorentina ha fatto acqua come in questo campionato, si deve tornare indietro al 2004-2005, quando in 38 gare i Viola, che in quell'anno rischiarono anche la retrocessione, subirono 50 gol. Poco meglio la retroguardia gigliata fece nel 2009-2010, quando al termine della stagione i gol subiti furono 47, gli stessi incassati oggi con 4 giornate ancora da giocare. Riversare tutte le colpe sul reparto difensivo comunque non sarebbe corretto. La squadra di Sosa non ha equilibrio tattico ed è spesso sbilanciata, subendo le ripartenze avversarie e venendo colpita nel suo punto debole principale, la velocità. Problemi e difetti congeniti di una squadra e di una difesa che il prossimo anno verrà rinnovata. Partirà Gonzalo Rodriguez ed arriverà il giovane Milenkovic e, in discrezione delle ultime ore, molto probabilmente la difesa gigliata ripartirà anche da Vitor Hugo. La Fiorentina ed il Palmeiras hanno infatti trovato l'accordo per il 25enne centrale di difesa. La trattativa, iniziata la scorsa estate con un'offerta viola di 6 milioni, è stata chiusa in questi giorni per una cifra di 8 milioni di euro, a fronte di una richiesta iniziale del Palmeiras di circa 10. Sul brasiliano si era mossa anche la Juventus, che poi ha però desistito. La Fiorentina dunque riparte dalla difesa, dal reparto più deludente di questa annata. Pioli e Di Francesco e Pioli. Nelle ultime settimane ci si è scostati poco da questi due nomi quando si è parlato del futuro tecnico della Fiorentina. Gianpaolo si è eliminato dalla corsa alla panchina viola, rinnovando con la Samp. Maran sembra interessare al Sassuolo in caso di fine del ciclo di Francesco, mentre Semplici, impegnato nella stagione dei miracoli con la SPAL, non sembra mai essere finito nella lista dei papabili per davvero. Nelle ultime ore, però, la rosa dei nomi per il post Sosa si è ampliata. Si parla infatti di Simone Inzaghi e di Roberto Di Matteo. Il primo sta ultimando la sua stagione di esordio in Serie A con risultati più che positivi e, secondo indiscrezioni recenti, la Fiorentina starebbe pensando di offrire al tecnico piacentino un contratto da 1,5 milioni, un bel salto in avanti per un allenatore che ad oggi percepisce appena 300 mila euro. Restano però da capire le intenzioni del club romano e se Inzaghi vorrà lasciare una società in cui ha giocato da calciatore e in cui ha iniziato il suo cammino da allenatore. Il nome di Roberto Di Matteo è invece la suggestione degli ultimi minuti. L'ex nazionale italiano, che da tecnico ha vinto una storica Champions con il Chelsea, è attualmente libero da vincoli dopo essere stato esonerato dall'Aston Villa e potrebbe essere affascinato da un'esperienza a Firenze, anche considerando che non ha mai allenato in Italia.
Non è un'assoluta novità, infine, la trattativa che rimane calda sotto traccia per arrivare a Gigi Di Biagio, attuale tecnico dell'Under 21, accostato alla panchina viola in tempi non sospetti. Ad oggi, però, sembra che per l'ex centrocampista di Inter e Roma non sia ancora arrivato il momento di tornare a lavorare per un club. Si chiude l'appuntamento col TG Viola e torneremo a breve a parlare di Fiorentina e in particolar modo nella sua accezione femminile. Adesso però andiamo a dare uno sguardo anche in casa dei Medice, la squadra fiorentina di Serie A di rugby che in questo fine settimana disputerà la gara d'andata delle semifinali playoff proprio del campionato di Serie A, una gara che mette in palio un pezzettino d'eccellenza, l'obiettivo che da inizio stagione questa società sta inseguendo. L'obiettivo da luglio che il presidente e quindi io ho dichiarato contro tutti gli scaramantici era quello di andare eccellenza. Ipse dixit, lo ha detto lui, il presidente dei Medicei, Giacomo Lucibello. Da luglio non nasconde le ambizioni della squadra fiorentina del rugby di Serie A. L'obiettivo è l'eccellenza, è il massimo campionato in Italia per la palla ovale. Così, dopo una stagione lunga ma splendida, siamo alla stretta finale. Domenica a Verona, la formazione di Presutti affronterà la squadra di casa nell'andata della semifinale playoff. Giochiamo con una squadra molto esperta, forte fisicamente, che sicuramente anche loro hanno voglia di ben figurare e di batterci. Questo dobbiamo saperlo e noi dobbiamo fare altrettanto. No, Verona è una buona squadra che ha fatto un campionato in crescendo, quindi forse la incontriamo nel suo momento migliore di forma. Questo però non è che abbiamo paura di incontrarli, noi sappiamo di avere una buona squadra, sappiamo che il futuro a questo punto dipende da noi e non dagli altri. Abbiamo una doppia sfida da giocare. Sono 160 minuti che credo saranno 160 minuti di battaglia. Verona, buona squadra dunque, ma i Medicei sono nella condizione di giocarsi il loro futuro nella posizione migliore. Come primi classificati del proprio girone di pool promozione, i biancorossi si incroceranno appunto con gli scaligeri che hanno strappato la seconda piazza del proprio raggruppamento ai danni di Colorno e che dunque dovranno affrontare la gara di ritorno in programma per il 14 maggio in trasferta a Firenze. Per coach Presutti un vantaggio non da poco. Sì, meglio così, perché se c'è qualche errore abbiamo l'opportunità di cercare di rimediarlo, se non ci sono errori meglio. Le condizioni dello scontro sono dunque favorevoli ai Medicei, che arriveranno alla gara anche in buono stato mentale. Dopo il bel successo 30-0 dello scorso weekend sul Recco, i Medicei hanno infatti archiviato la 17esima vittoria su 20 gare giocate. Oltre ad essere in buone condizioni mentali, inoltre la squadra attraversa anche un buon momento dal punto di vista fisico. Bene, stiamo bene anche fisicamente, diciamo che c'è entusiasmo, siamo consapevoli di quello che andremo ad affrontare e come detto prima, adesso inizia un po' un terno all'otto e per cui dobbiamo essere pronti, dobbiamo essere forti soprattutto a livello mentale. Siamo al bivio della stagione, ci vorrà la giusta solidità mentale per affrontare 180 minuti importantissimi, perché ad oggi il bilancio della squadra è buono, ma per renderlo eccelso occorre continuare a vincere, occorre ottenere le vittorie più importanti. Beh, il bilancio, diciamo, i risultati parlano da soli. Abbiamo il migliore attacco delle 24 squadre di Serie A, la migliore difesa. Abbiamo vinto 17 incontri su 20. La nostra casa è rimasta inviolata, questo per noi è molto importante, perché Firenze è un fortino dove devono venire a vincere, non c'è riuscito nessuno. Oggi siamo al bivio, il bilancio è positivo fino ad oggi, ma se non vinciamo non abbiamo fatto niente. Se non vinciamo, non abbiamo fatto niente. E allora, forza Medicei, la squadra del territorio fiorentino ad aver probabilmente disputato la miglior stagione ci crede e vuole portare fortuna anche alle cugine, anche alla tribolata fiorentina di questi giorni. Lo scambio di maglie tra Newton e Bernardeschi magari porterà fortuna anche agli altri gigli del mondo dello sport.
Speriamo che Del Newton con la maglia abbia messo anche un po' di polvere magica che sembra avere ultimamente nei suoi piedi. Noi gli auguriamo tutto il meglio alla Fiorentina e a tutta la Firenze sportiva. Fa piacere anche salutare i nostri amici del Bisonte Volley che hanno fatto una grandissima stagione col patron Vanni De Filippo, sempre in balaustra a tifare, e abbiamo visto spesso anche a tifare i nostri ragazzi qui al Padovani. Medice, i Bisonte Firenze, Fiorentina Femminile, tutte queste realtà sportive fanno parte del nostro bouquet di offerta televisiva per quanto riguarda la riproposizione delle partite, e nella giornata di domani riproporremo la gara vinta dalla Fiorentina Women's sul Cuneo per 9-0, ma come senz'altro saprete il 6 maggio è un appuntamento importantissimo per la Fiorentina Femminile di Sauro Fattori, che giocherà per la prima volta in campionato sull'erba del campo dello Stadio Franchi, e proprio nella gara del Franchi contro Tavagnacco può ottenere il punto che consentirebbe di diventare squadra campione d'Italia. Noi oggi siamo stati all'allenamento di rifinitura proprio alla Franchi per intervistare due atlete della formazione femminile della Fiorentina, Patrizia Caccamo e Marta Carissimi, che così ci hanno parlato dell'appuntamento che sta per arrivare. Buon Fiorentino ha cerchiato di rosso questa data, sabato 6 maggio, ore 15. Ogni buon Fiorentino ci sarà, perché la Fiorentina Women's proverà in quella data ad ottenere l'ultimo punto che gli manca per laurearsi campione d'Italia, e lo farà giocando per la prima volta una partita di campionato sull'erba del Franchi. Sarà così una giornata speciale per chi, come Teleiride, queste ragazze le ha sempre seguite dalla prima gara di campionato di 2 anni fa, ma anche per le stesse protagoniste quello di sabato non sarà un giorno come gli altri. Sì, penso che entrare e giocare in questo stadio sia un'emozione grandissima che non si può spiegare. Sì, fa anche un po', non vorrei rovinare il campo, però dai. Quella contro Tavagnacco può essere la partita decisiva e il risultato di tutti gli sforzi fatti in queste 2 stagioni di attività femminile per la Fiorentina. Ma l'attenzione alla vigilia della gara è solamente positiva? No, la pressione no. È una tensione normale in vista di un appuntamento così importante, però è quella tensione che sabato si trasformerà in carica, dove speriamo poi siano anche numerose le persone che verranno a vederci, tanti tifosi, e ci daranno sicuramente quella spinta necessaria per portare a casa lo scudetto. L'obiettivo è ad un passo, ma non va sottovalutato l'ultimo scalino da fare. La Fiorentina Women's ha vinto tutte le partite di campionato eccetto una, ma non per questo Tavagnacco deve essere sottovalutata. Tavagnacco è una squadra che ha un organico di grande spessore. All'andata avevamo comunque, nonostante il risultato rotondo, abbiamo comunque avuto delle difficoltà, e in quella partita non c'era il loro attaccante Clelland, che comunque in questo momento guida la classifica cannonieri, e non è assolutamente un caso, è sicuramente il terminale offensivo più importante che hanno, quindi c'è da preparare, come stiamo facendo, da preparare la partita con grande attenzione, con grande determinazione, e poi insomma penso che il nostro obiettivo, dimostreremo che il nostro obiettivo è talmente alto che porteremo a casa la partita. Beh, giochiamo in teoria nel nostro stadio, cioè lo stadio della Fiorentina, davanti a tantissima gente. Avremo, penso, gli occhi puntati addosso da tutti, no? È una partita che non è semplice, anche perché il Tavagnacco è una squadra forte, secondo me, e avversari comunque da temere. Noi daremo il massimo come sempre. Tutti danno per scontato che si vince e tutto, ma dovremmo prima dimostrarlo in campo. Dimostrare in campo il proprio valore, anche perché la Fiorentina Women's di Sauro Fattori, sull'erba del Franchi, vuole tornarci presto per la Champions. Beh, assolutamente. Quindi noi speriamo che il prossimo anno i Della Valle ci accolgano qua per le partite di Champions. E nonostante partiamo come squadre di seconda fascia, essendo purtroppo alla prima partecipazione, il punteggio ci obbliga a partire
in seconda fascia, e quindi il rischio di incontrare squadre molto blasonate è praticamente certo. Speriamo di andare più avanti possibile, di essere anche un po' fortunate magari nel sorteggio, e con questo organico sicuramente attrezzato maggiormente per la Champions, penso che insomma a questo stadio potrà vederci protagoniste non solo sabato. Vincere per tornare al Franchi, vincere per tener fede all'obiettivo d'inizio stagione e vincere finalmente per esultare. L'obiettivo che è stato dichiarato all'inizio, ma l'abbiamo sempre detto, ovviamente la società ha fatto la squadra forte per poter vincere lo scudetto, e adesso siamo qui. No. Beh, come festeggio? Festeggio con la squadra, ovviamente. Siamo qui e speriamo, ripeto, dobbiamo ancora prendere questo punto, speriamo che arrivi già sabato davanti al nostro pubblico e niente. L'appuntamento è fissato, sabato 6 maggio, ore 15, impossibile mancare. Ma io penso che le ragioni per venire siano tante, l'unica che potrebbe scoraggiare qualcuno potrebbe essere il tempo incerto. Poi direi un euro per vedere il Franchi, anche solo per entrare al Franchi direi che è d'obbligo. Un euro per una partita di calcio, neanche più i pulcini ormai si paga così poco, e poi insomma noi in questo momento potremmo portare un traguardo storico per il femminile e per la città di Firenze. Penso che vedere il calcio femminile sia bello, perché chi lo conosce lo apprezza, chi non lo conosce potrà vedere la passione, la determinazione e la qualità. E le qualità anzi che ci sono in questo sport, quindi non dovrei neanche farlo l'appello, è scontato. Dicono che abbiano aperto la maratona, noi ci auguriamo di entrare in campo e vedere anche aperte le curve. E allora non si può mancare il 6 maggio, ore 15, T-Sport però deve terminare qua e l'appuntamento proprio con il nostro spazio di informazione tornerà domani a partire dalle ore 19. Un saluto da parte di Fabio Ferri.